Paralimpiadi per me suscita una grande emozione. Io ho già partecipato alla Paralimpiadi di Londra, quindi a Rio non avrò più l'emozione dell'esordio, però sicuramente sarà un grandissimo evento. E è il sogno che tutti gli atleti che fanno sport a livello agonistico elevato cercano di raggiungere, e il fatto di averlo quasi concretizzato, insomma, è una grandissima emozione. E la parola Rio è una parola che mi affascina molto, perché il Brasile mi ha sempre affascinato proprio come paese, come ambiente. Ho sempre voluto andarlo a visitare, magari in vacanza. E per cui avere l'opportunità di farci una Paralimpiade è una cosa che volevo fortemente, e sono molto contento di averla raggiunta. Rispetto a Londra 2012 mi presento sicuramente con qualche anno in più, quindi con molta più esperienza e anche nel saper affrontare le gare. E soprattutto la grande differenza rispetto a Londra 2012 è che mi presento nelle due gare in cui parteciperò, col secondo tempo a livello mondiale, e quindi diciamo che ho grossissime aspettative e spero di sì, che vadano il meglio possibile. E per prepararmi alle Paralimpiadi mi alleno 1 ora e mezza, 2 ore al giorno, una volta al giorno, tutti i giorni a settimana. Di più purtroppo non riesco a fare, perché il mio fisico non riesce a recuperare, quindi faccio 1 ora e mezza o 2 al giorno. Il mio avversario è un ucraino che ho affrontato per la prima volta agli europei di maggio, e anche se è un bel po' di anni in più di me, però continua a migliorare anche lui, quindi a Rio sarà una bella sfida. Il mio idolo dal punto di vista sportivo quando ero più giovane era Filippo Magnini. Non ho proprio una frase, però il concetto di superare i propri limiti e comunque lavorare per cercare di migliorare sempre, ed è una cosa che mi ha un po' contraddistinto in questi anni della mia carriera di nuotatore, che cerco di stare sempre attento al dettaglio, di migliorare sia la tecnica della mia nuotata sia la preparazione per cercare di migliorare sempre, ecco. Io devo dire che non sono molto scaramantico, però non ho neanche riti particolari prima di iniziare, forse come sistemare gli occhialini o come sistemare la cuffia, però niente di particolare. Beh, avrei fatto sicuramente, avrei studiato ingegneria a tempo pieno e avrei fatto l'ingegnere, che è la mia grande passione ed è anche l'obiettivo che sto per raggiungere tra un mese. Il bello dello sport per me, soprattutto il nuoto paralimpico, è il fatto che alla fine il nuoto è uno solo, quando si entra in vasca si è tutti uguali. Il nuoto è uno dei pochi sport dove anche atleti con disabilità non utilizzano ausili o altro per fare lo sport, ma si è in acqua come si è, insomma, quindi non fa nessuna differenza. Il brutto dello sport è quando si cerca di arrivare a tutti i costi al limite, si fa di tutto per superarlo. E la prima cosa importante è riconoscere i propri limiti, cercare di migliorarli
però non fare di tutto perché ci si può rovinare.